Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. E come al solito il quasi che mi frega. Video veloce veloce per un'antenna Delta Loop, un po' differente dalle classiche Delta Loop. Allora, solitamente una Delta Loop non è altro che un triangolo equilatero e quindi, come ricordate bene dalla geometria di base, gli angoli sono uguali e di 60 gradi, perché la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Comunque, triangolo equilatero, i lati circa un terzo della lunghezza d'onda, il punto di alimentazione può essere a un vertice oppure a circa un terzo del lato, la configurazione può essere col vertice in basso o in alto. E a seconda della posizione del vertice e del punto di alimentazione dell'antenna, cambia la polarizzazione e cambia anche l'angolo di emissione, di radiazione dell'antenna. Il grosso problema, qual è il grosso difetto? È che l'antenna ha un'impedenza caratteristica di circa 120 ohm. Io ho una linea di alimentazione 50, quindi le due cose non tornano. Sono come dei tubi di diametro differente. Cosa mi resta da fare? Devo utilizzare un adattatore di impedenza. Il più semplice è uno stub, un pezzo di cavo coassiale di impedenza 75 ohm e di lunghezza, qui non mi ricordo, deve essere un quarto di lunghezza d'onda per adattare l'impedenza. È un po' più macchinoso perché ho l'elemento radiante dell'antenna, cioè il filo elettrico che è connesso direttamente al cavo coassiale, quindi un punto abbastanza delicato. In più ho un cavo coassiale che devo collegare a un cavo coassiale a 50 ohm. E ho utilizzo un connettore femmina e maschio per fare il collegamento oppure il saldo e quindi ho sempre connesso all'antenna un pezzo di cavo coassiale. Però mi ricordavo tempo fa di aver letto un articolo sul bellissimo sito Sota Liguria, e mi dispiace che non sia più aggiornato da tempo, ogni tanto ci scrivevo qualcosina in cima. Un bell'articolo, articoletto, dunque se non sbaglio, non vorrei venire meno, allora, dovrebbe essere di Italia Zulu 1 Oscar Quebec Uniform, se non ricordo male. Aspetta, sì, l'articolo c'è scritto così. In cui il delta non è un triangolo equilatero, cioè la delta non è un triangolo equilatero, ma è un triangolo isoscele con il vertice verso il basso, punto d'alimentazione nel vertice basso, e quindi molto più comodo da posizionare ed installare. Il lato corto, cioè la base di questo triangolo equilatero, è isoscele. È 2,70 m. I due lati lunghi, i restanti due lati sono di 4,30 m. La taratura è molto molto semplice perché i 2,70 m restano fissi e una volta che ho saldato, molto semplice, un po' macchinosa ma non niente di difficile, una volta saldato i cavi al connettore, io ho utilizzato un BNC, poi ve lo faccio vedere. Praticamente taglio in modo simmetrico da una parte, da un lato e l'altro lato, faccio un'aggiunta provvisoria proprio arrotolando il filo e poi saldo con termoretraibile. L'antenna, una volta tarata, ha una discreta larghezza di banda, fa tutta la banda dei 10 metri, ecco, questo forse non l'ho detto all'inizio, comunque fa tutta la banda dei 10 metri perfettamente. Per l'installazione dell'antenna, il classico palo della DxWire, di cui io ne utilizzo sempre i primi 5 metri circa, e praticamente ho il vertice dell'antenna al terreno a circa 1 metro, 1,10 m, ed è perfetto. L'angolo di radiazione dell'antenna in questa configurazione, da quanto è riportato nell'articolo di Italia Zulu 1 Oscar Quebec Uniform, è di circa 20 gradi, vediamo il guadagno, dunque guadagno, guadagno se lo riporta,
Non mi dice niente, però solitamente una delta ha un guadagno di 2-2,5 dB. È abbastanza sufficientemente direttiva, diciamo come un dipolo orizzontale. Il grosso vantaggio è l'angolo basso, quindi nella banda dei 10 metri, volendo fare DX, può essere comoda, rende sicuramente di più di un dipolo. E anche di uno stilo a un quarto d'onta con i suoi radiali poggiato a terra. Sono convinto che renda decisamente di più. L'antenna schematicamente è molto molto semplice. Allora, poi in descrizione metterò i file di stampa. Allora, questo è praticamente il vertice alla base con il PNC. Qui c'è una fascetta lasca poi bloccata per fissare il vertice alla base alla canna da pesca. Non è obbligatorio stampare questo elemento, si può anche saldare direttamente al connettore e poi bloccare il tutto con una fascetta. La base, cioè il lato corto, questi sono i due cappucci del lato corto. Ora, la struttura non sta su per lo spirito divino, no, non quell'etilico. Allora, sempre con tubo per impianti elettrici, questo è 16 mm. Qui abbiamo un pezzo che mi permette di fissare questa T al vertice della canna da pesca, e questi sono i due altri spezzoni che vanno poi a costituire l'elemento largo 2,70 m che mi permette di sostenere questo triangolo. Qui avevo messo un cordino, ma mi sono accorto che effettivamente non serviva perché l'antenna è talmente leggera, sì, flette un pochettino il tubo di plastica, ma metterlo non disturba. Ecco, diciamo così. La lunghezza è intorno al metro, quindi una volta tolto anche questo elemento con l'antenna, ha praticamente l'ingombro del palo della DXY. Ho fatto alcune prove veloci, perché mi piace sempre provare l'antenna prima di spedirla. Questo era un omaggio per un collega OM, che avendo già un dipolo per la banda dei 40, dei 20 metri, gli ho detto fatti un dipolo per i 10 metri, secondo me è gnocco. Aveva accennato all'idea di un dipolo per gli 80 metri, i 160 metri, gli ho fatto presente che occupa un certo spazio. Gli ho detto, sì, se ti piace la banda dei 10 metri si può fare il dipolo, ma secondo me meglio una delta, tanto il peso è uguale da mettere nello zaino, sostanzialmente uguale. Meglio una delta, almeno hai un angolo basso e un pochettino di guadagno. E quindi niente, facciamo le prove sul campo. Allora, l'antenna è installata, abbiamo fatto la taratura di fino dopo tutte le varie prove. Allora, leggo a 28,5 45 ohm l'impedenza e 1,1 l'SWR. Qui siamo al minimo, 28, qui 28,270, 50 l'impedenza, SWR 1 a 1. Scendiamo ancora, 28 e 80, impedenza 50, SWR 1,2, quindi diciamo su tutta la banda convenientemente impiegabile. Stacchiamo e passiamo all'apparato radio. Delta
Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Victor Quebec Sierra, portable QRP. Thank you, my friend. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. I repeat, Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. QSL. Okay, the Italy QRP, please come again. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. QSL. QSL, my friend, your report is at 59++. My power only 5 watt, portable QRP, only 5 watt portable QRP. My name is Alessandro. Thank you. Good weekend. Bye bye. Okay, Alessandro. Thank you very much for the report. You are 5 and 5. Very good for QRP station. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.